Siamo partiti! Bentornati alla rubrica che non so ancora come sia andata, nonostante in teoria sarebbero giorni diversi di registrazione, ma non lo sono, erano tutti lo stesso giorno. Spoiler, a parte questo, infatti lo potete notare dalla mia maglietta diversa e un po' sgualcita. Torno ora da un viaggio internazionale intergalattico con un pacco incredibile. Ma non ci cischiamo oltre e andiamo allo sbroxing. Troppo rotto. Scusami. Buttiamo per terra, tanto poi pulisce Simone. Questo... Che c'è? Vai. Quest'oggi vi vado a presentare il G2T Warm Cool N1 Plus Unwind Yourself at All Times New Roman. Ovviamente la custodia dice tutto, grazie a questi gradi potete usarla anche per misurare, non so, in casa, so che sono 15 centimetri. Sono incredibile. Il contenuto di questa scatola cambierà le vostre vite per sempre. Ma andiamo con ordine. Guardiamo dietro, come possiamo vedere era disponibile in 3 colorazioni, io ho preso quella più stronza. Ha la misura 29,9 cm di diametro e 53 di non so che cosa. La scatola sembra anche abbastanza professionale per quel che è, e visto quel che costa ne sono anche contento. Della! La sacchetta da viaggio! Questa non me l'aspettavo, effettivamente. For our living environment better. Bellissimo. Environment. Saprai cosa sai di inglese poi? Fai il tuo, fai. Allora, abbiamo il nostro accessorio e delle istruzioni. Scatola dura. In cinese. Però noi non le leggiamo perché non ci serve. Non avete ancora capito di che cosa si tratta e perché non avete letto il titolo del video. Questo è uno straordinario e fantasmagorico condizionatore da collo. Viene anche regolato da una bellissima molla, una vite, e credo vada messo così. Vedete che freddo. Bene, è elegante, lo posso portare credo un po' ovunque, no? Una cena di gala, una colazione con gli amici, un brunch in disco la sera. Come funziona? Funziona che mi serve un power bank in realtà, quindi non funziona per un cazzo. Cos'è? Dei preservativi piccolissimi. Ah, ho capito! Per evitare di ustionarsi, giustamente. Tra l'altro ricordiamo che questo è un condizionatore, non è un riscaldamento da collo. Quindi fa caldo, ma anche freddo, per ogni stagione. Tipo l'estate o l'inverno. Come possiamo vedere, il cavo è abbastanza comodo. Un po' mi dà fastidio che non ci sia una carica inclusa, ma non importa. È il power bank, ma porca mamma, che... Cooling mode. Per 3-5 minuti, come possiamo vedere, si sono accese delle luci. Noi lo lasciamo lì. Qual è il simbolo del riscaldamento? Quello con il fiocco di neve? Non credo. Perché dici... dipende, perché alcuni condizionatori se metti in fiocco di neve... No, il riscaldamento sono i fumi. Hai ragione. Poi c'è anche la Turbo Mode, che incrementa le performance. Niente, adesso si può ruotare questo in modo che stia per il collo di tutti. Tipo morsa, comodo. In effetti fa caldo. Sì? Sì. Cazzo. Fa caldo. Vuoi provare? Sì. Vieni. Voglio. Tra l'altro qua ti insegnano anche che lo devi occultare con la sciarpa per non sembrare stronzo. Importantissima come cosa. È vero. Non è neanche male. Però mi sa che ci sono dei pezzi di plastica che mi toccano il collo e quindi fa caldo e freddo insieme. È possibile? Occultala! Che prende fuoco. Ma se prende fuoco, infatti l'ho fatto provare a te. Fatta? Sì. Poi ti devi far passare il cavo del power bank giù per la schiena. Dietro? Certo. Ma sembra un po' scomodo. Però stai al caldo. Però fa caldo effettivamente. No, però fa freddo e caldo insieme perché... E devi dargli il tempo, adesso si riscalda tutto. Sì. Però bello, non è male. Sai quanto costa? Quanto costa? 120 euro. Tolgo subito. E allora andiamo su freddo. Ma freddo come funziona? Perché per... Non so se si sente perché è veramente basso. È partita una ventolina. Ah. E però è caldo da prima, quindi è un po' strano. Sta buttando l'aria addosso. Però se ti serve freddo, ho una domanda. È diventato freddo subito dal caldo, eh? Però ho una domanda. Sì.
quando ti serve caldo è perché è inverno e lo puoi coprire con la sciarpa. Quando serve freddo. Quando serve freddo è d'estate. Come lo copri? Ma guarda che questa è la nuova moda, eh. Dio mio, spero di no. Il futuro sarà così, ma non l'hai visto, come si chiama? Blade Runner. No, avevano. Avevano gli ombrelli spada laser, vuoi che questo qui fosse un problema? No. Però questo è il film di Battle Royale. Sì. Sì, infatti è la nuova moda delle Battle Royale, come abbiamo visto. Adesso quando cerchi di scappare da un punto ti fanno esplodere il collo, no? E tu sei avanti nei tempi, sul colletto. No, perché sento l'aria che... Non credo si possa tappare. Così a occhio, il rumore che fa la ventolina non è... Bello comunque, io vi lascio il link in descrizione come sempre, spero di essermi ricordato di averlo fatto. È gelido adesso. No, è veramente freddo. C'ho un frigo al collo. Entra. Oh, figo. È certo. È figo. Il futuro. Beh. Più o meno.